Siamo alla sera prima di intraprendere la grande avventura del Mauerweg in 4 giorni. E ovviamente prima di iniziare la cosa più importante è cosa mangiare. Quello che mi sto concedendo adesso sono 125 grammi di deliziosa pasta al pomodoro. Spero mi diano un sacco di carboidrati. Poi avremo anche un secondo. Penso di prendere i nuggets vegani con un po' di pomodori e onestamente mi accompagno anche con una birretta. Me la merito prima di partire. E sono un po' agitato. Domani si parte. Allora, facciamo un passo indietro. Cos'è che vado a fare oggi? Innanzitutto, per chi non lo sapesse, il Mauerweg è un percorso ciclo pedonale di 160 km che gira intorno al muro di Berlino. È una delle mie passioni da un sacco di tempo, ho anche scritto una guida che è disponibile su Amazon. Ho già fatto questo percorso diverse volte, 2 volte per intero, un sacco di volte ad elastico, quindi singoli tratti. L'ho fatto una volta in versione hiking, una volta in bicicletta e ora voglio farlo correndo. Quindi oggi si inizia con la prima tappa. Il mio sogno sarebbe di farlo in 4 giorni, un obiettivo realistico è di farlo in 5, quando ho fatto in hiking l'ho fatto in 10, quindi è comunque abbastanza sfidante, si parlerebbe di fare tra i 35 e i 40 km ogni volta. Oggi si parte con la prima tappa che è un pochino più leggera, la partenza sarà al Mauer Park, che è il parco che nasce dove una volta c'era un pezzo di muro, molto vicino a casa mia, circa 1 chilometro da casa mia. Salirò a direzione nord e nord-ovest e vorrei completare un percorso di circa 35 km fino a Hennigsdorf, dove incontro il fiume Havel, quindi terminare, diciamo, il quadrante nord-est del percorso del muro. La sfida principale sarà il fatto che mi devo portare dietro, essendo un percorso praticamente che passa in mezzo ai boschi e alla campagna, un sacco da bere, un sacco da mangiare, ma si parte piano piano, c'è un bellissimo sole oggi, temperatura fredda, partirò intorno ai 2-3 gradi, vedremo qua va. Questo è quello che verrà con me nello zaino. Fondamentalmente la cosa più ingombrante che mi preoccupa di più è la giacca imbottita, però d'altronde arrivando a metà pomeriggio, dovendo prendere un treno per tornare, non voglio avere freddo nel viaggio di ritorno. Per il resto è mangiare, bere e basta. Cambio caldo, mangiare e bere. Si parte. Chilometro 3, Bornholmerstrasse. Questo dovrebbe essere il viale dei fiori di ciliegio. In realtà è ancora presto, sono solo gemme di ciliegio. Si esce dalla città adesso. Questo è il fiume Bank che indica che siamo arrivati a Bankhoff. Ora costeggiamo tutto il Burger Park. Siamo arrivati al chilometro 6, Scholze Ride più o meno, e incontriamo le prime betulle che saranno uno dei compagni principali della nostra giornata, il famoso Bosco Bianco. Siamo al chilometro 11, Berlin-Rosenthal. Qui il Mauerweg passa a fianco alla vecchia ferrovia abbandonata a Berlin-Pankow. È una parte molto suggestiva. Io sto deviando tipo 50 metri a sinistra del Mauerweg perché comunque mi piace godermi questo passaggio nel bosco di betulle con la ferrovia a fianco. Per ora direi che va bene. Non sono riuscito ancora a mangiare, mangio ora un gel, mi sforzo di buttarlo giù, ma bevo e mi diverto, più che altro me la sto godendo. Va verso l'Ubars, ferrovia da una parte, campi dall'altra. Siamo nella mia parte preferita di questo settore. Questo è il bivio tra il Mauerweg e il Barnimer-Dorfenweg, che è un altro percorso tipico di Berlino di circa 35 km. E qui dietro segue il Tegeler Fliss, che è il ruscello Tegel, e in poche centinaia di metri porta ad Alt-Lubars, che è un paesino conservato benissimo sul Mauerweg e che, per chi ha un programma meno stretto del mio, raccomando per una comoda pausa pranzo. Siamo al chilometro 14 appena passato e va bene, si prosegue. Los Geets. Ecco il primo lago del percorso, si chiama Köpkiense. Chiaro segnale che siamo entrati nella campagna brandeburghese. Un altro paesaggio tipico dell'esterno di Berlino è avere terreno sabbioso e conifere, esattamente come vediamo qui. È molto molto tipico. Un'altra
mia grande passione sono le case del Brandeburgo, queste villette con giardino meraviglioso e tetti splendidi. E durante il Mauerweg se ne incontrano non poche. Scoiattolo. Niente, immobile. Giuro che è vivo, mi ha messo di ottimo umore. Eccolo che si muove. Ah, che cosa mitica gli scoiattoli. Pausa per mangiare, siamo dal mitico McDonald's sul muro di Frohnau, chilometro 20, e si riparte. Prima vera sosta in questo romantico concessionario Dacia, è l'ora di passare alle armi non convenzionali, Coca-Cola del Lidl. Los Gates. Stiamo uscendo da Frohnau e qua le case sono bellissime. In generale questo viale alberato è un po' scomodo da correre perché vabbè, pavé sterrato, ma è così bello. Ed ecco il secondo lago della giornata, con le sue paperelle d'ordinanza. Questo in diverse stagioni, sempre molto, molto gradevole, non ricordo il nome. Dietro Frohnau, prima di Neue Hohendorf, che è il prossimo paesino che incontreremo. E qui incontriamo una delle quattro torrette rimaste, che è usata come centro ambientale e della natura. Residui, oltre al classico memoriale arancione che racconta la storia, e qua c'è una delle poche parti dove la terra di nessuno è conservata perfettamente. E alcuni memoriali sulle vittime del muro, la sbarra originale, alcuni pezzi originali. Stiamo entrando nell'Invaliden Siedlung, che è un complesso di case immerse nel verde, costruite per gli invalidi della prima guerra mondiale e monumento protetto della città di Berlino. Queste sono le case, tutte più o meno uguali, tranne una che è stata distrutta durante la seconda guerra mondiale e ricostruita in maniera leggermente diversa. Circondata dal verde, una zona incredibilmente pacifica. Allora, pezzo boschivo molto bello, ho superato il chilometro 31, circa 3 ore e un quarto, è la corsa più lunga sia come tempo che come distanza della mia vita, quindi sono molto felice e non manca molto l'arrivo, massimo 4 km e mezzo dovrei esserci. La mia cosa è che il percorso è completamente piatto, ma nell'ultimo pezzo, come si vede anche alle mie spalle, ci sono un pochino di sali scendi nella pista e diciamo che non dà un'enorme gioia ai miei muscoli. Per il resto, che dire, sole fantastico, sto bene, proprio mi è piaciuta oggi. Tappa finita, 34 km 9, alle mie spalle Lavel, che sarà poi il compagno di tutta la seconda tappa. Bello.